Luce e colori dell'impressionismo, di Eugenio Bertin. Classe 1950, il maestro Bertin si presenta con un nutrito curriculum di esposizioni sia personali che collettive in tutto il mondo. Ha inserimenti in importanti cataloghi che tracciano la storia dell'arte contemporanea, ed il suo percorso artistico parte da studi accademici. Eugenio è un artista riconosciuto da collezionisti e amanti dell'arte per la sua sensibilità pittorica, in quanto riesce a esprimere la profondità attraverso colori solari, del richiamo alla fede, alla preghiera e al legame con il divino. Una contemplazione del suo sentimento, trasmesso attraverso le opere, dalle icone sacre alla cena di Gesù, agli angeli che pregano, passando a raffigurare il ritratto di Leonardo da Vinci da giovane ed anziano. Con maestà Eugenio Bertin riesce a creare capolavori con campi fioriti, i suoi luoghi preferiti, fino ad arrivare alla più bella Venezia. Un mondo di sentimenti e forti emozioni, dove da un lato ci sono la fede e l'amore, dall'altro ci stanno a guardare i molti personaggi storici da lui ritratti. Insieme ai colori in armonia, le calli, i paesaggi veneziani e dintorni, che trasmettono pace, poesia, incanti di luce e una musica angelica, poetica, artistica, che soltanto lui riesce a donare con le sue opere e creazioni, fortemente mistiche. Eugenio Bertin è un artista di talento, di animo nobile, fede unica, la cui bellezza delle opere non avrà mai fine. Light and Colors of Impressionism by Eugenio Bertin. Born in 1950, Maestro Bertin presents himself with a large curriculum of both personal and collective exhibitions all over the world. It has entries in important catalogues that trace the history of contemporary art, and its artistic career starts from academic studies. Eugenio is an artist recognized by collectors and art lovers for his pictorial sensitivity, as he manages to express the depth through sunny colors of the call to faith, prayer, and the bond with the divine. A contemplation of his feeling, transmitted through the works, from the sacred icons to the Supper of Jesus, to the praying angels, going on to depict the portrait of Leonardo da Vinci as a young man and an old man. With majesty, Eugenio Bertin manages to create masterpieces with flowery fields, his favorite places, up to the most beautiful Venice. A world of feelings and strong emotions, where on the one hand there are faith and love, on the other we are watching the many historical figures he portrayed. Together with the colors in harmony, the streets, the landscapes of Venice and its surroundings, which transmit peace, poetry, enchantments of light and an angelic, poetic, artistic music that only he manages to give with his strongly mystical works and creations. Eugenio Bertin is a talented artist, with a noble soul, unique faith, whose beauty of works will never end.